seguo Gesù perché mi ha chiamato. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Da oggi inizia il tempo ordinario di questo anno liturgico. Quanto è bello quindi iniziare di nuovo ad ascoltare il Vangelo, e la liturgia ci propone il Vangelo secondo Marco dagli inizi, capitolo primo, dall'inizio della predicazione del ministero di Gesù. Marco 1, 14, 20. Dopo che Gesù fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi, nella barca, riparavano le reti. Subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Amen. Gesù va in Galilea. Gesù inizia il proprio ministero. Inizia annunciando che il regno di Dio è vicino, il tempo è compiuto. Queste parole le vogliamo fare nostre, le vogliamo attualizzare per viverle anche oggi. Il tempo è compiuto. Significa Dio Padre ci ama e ce lo dimostra, ce lo ha già dimostrato, mandando a noi Gesù, che è il regno di Dio. Gesù è colui che porta la buona notizia. Gesù è colui che annuncia che il cuore di Dio Padre è un cuore ricco e pieno di misericordia. È un cuore che palpita di amore per te. È un cuore che sa solo essere fedele al suo patto di amore, alla sua alleanza nei tuoi confronti. Qualsiasi cosa noi facciamo, Dio continua ad amarci. E questo amore, carissimi amici, è un amore scandaloso. Perché? Perché non siamo abituati. Siamo abituati alla logica della retribuzione. Fai del bene, allora ti voglio bene. Fai del male, ti odio o non tengo nei tuoi confronti affetto. Non vengo incontro a te. Dio non è così. Dio è un padre ricco di amore. Ma la caratteristica del suo amore è che guarisce. L'amore di Dio, quando ama, e quando l'altra persona che viene amata, e siamo ciascuno di noi, accoglie questo amore, viene guarito. Bisogna soltanto aprire la porta del nostro cuore. Questa è la novità. Ecco perché quando si annuncia l'amore di Dio e questo amore, questo Vangelo viene accolto, c'è la conversione. Non dobbiamo obbligare, non dobbiamo dettare precetti, perché è la luce che fa scomparire le tenebre nelle persone che hanno accolto Dio, nelle persone che hanno accolto Gesù come il Figlio di Dio. Ecco cos'è accaduto ai primi quattro discepoli: Simone, Andrea, Giacomo, Giovanni. Gettavano le reti in mare, erano pescatori. Gesù si fa incontrare. Gesù passa accanto a loro. Loro lo incontrano e lui dice: «Venite dietro a me, seguitemi,
con una promessa, promessa della nuova vita: sarete pescatori di uomini. Ma oggi la promessa, questa chiamata, un po' la tralasciamo, tanto ogni giorno parleremo di questo. Vediamo la chiamata, come avviene. Non avviene perché Simone e Andrea, finché riassettano le reti e sono lì a pescare, sentono di Gesù e vanno a vedere. No, loro stavano vivendo normalmente, lavorando. Gesù passa, si fa incontrare. Ed è Gesù, dopo questo incontro personale, che dice: seguitemi. Quindi vedete che non è stata una loro decisione, una loro iniziativa. Loro stavano lavorando, facendo qualcos'altro. Ma l'incontro, quando è autentico con Gesù, ci porta ad ascoltarlo. E sempre lui ci dice: venite dietro a me. Indipendentemente se ci chiama alla consacrazione o al matrimonio, tutti i cristiani che incontrano Cristo si mettono in ascolto e sentono queste parole: venite dietro a me. Capite quanto è importante il dono della fede, non solo come tradizione, il patrimonio culturale, il patrimonio religioso, il dono della fede non tanto come mia decisione personale. Ho guardato tutte le religioni del mondo e mi sembra che il cristianesimo è quella che mi piace di più. No, io ho incontrato Cristo. Da questo incontro con Cristo ho ascoltato la sua voce, una voce che mi ha detto: vieni dietro a me. Una voce che mi ha detto: seguimi. E io quindi sono cristiano, ho la fede perché ho incontrato Cristo che mi parla, che mi ha parlato e che continua a parlarmi. Quanto è quindi importante comprendere che la sequela di Cristo, l'essere cristiano, non è altro che una risposta alla chiamata di Dio. Non è soltanto una mia decisione, è una risposta. Io seguo Gesù, come dirà lo slogan oggi, perché mi ha chiamato, perché mi ha invitato a seguirlo. Non perché un giorno io cosa faccio? Vado da Gesù. Allora riprendiamo in mano questa chiamata e gli diciamo: grazie Signore Gesù per il giorno di oggi. Grazie perché in questo Vangelo mi fai comprendere come tu passi e sei passato vicino alla mia vita, alla mia quotidianità, accanto a me quando lavoravo, quando vivevo. Grazie perché oggi mi fai scoprire quanto tu mi ami, quanto io sono prezioso ai tuoi occhi. Io voglio seguirti, Gesù, perché tu mi chiami a venire dietro a te. Signore, tocca il mio cuore, riscaldalo oggi, perché io possa fare questa esperienza, un nuovo incontro personale con te, che cambi la vita e che riempi ogni vuoto, perché la tua luce, quando giunge dove sono le mie tenebre, mi dona nuova speranza, un nuovo sguardo e mi dà chiarezza nella mia vita. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, lo slogan di oggi è: seguo Gesù perché mi ha chiamato. Non lo seguiamo per tradizione, non lo seguiamo perché altri mi hanno parlato di Gesù, non solo per quello, ma perché noi lo abbiamo incontrato. E lui ci ha detto, e lui mi ha detto: Luca, vieni dietro a me. Che sia questa oggi la via che il Signore mette di fronte a noi, davanti ai nostri passi. Grazie che mi avete accolto. Buona giornata, a domani. Ciao.